Jalis, ombra di crisi? Non è vero. Luxuria all'isola ha fatto una battuta. Gli ex concorrenti dell'Isola dei Famosi smentiscono la crisi. Vladimir Luxuria scherzava. Lunga intervista di Fabio Ricci e Alessandra Drusian, pubblicata su un recente numero del periodico Mio. Nell'intervista in questione i due cantanti, che recentemente abbiamo visto tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi, hanno parlato, tra le altre cose, della voce che si è sparsa proprio durante la loro partecipazione al reality di Canale 5, secondo la quale tra loro l'armonia non sarebbe più quella di un tempo, voce nata dopo una rivelazione fatta da Vladimir Luxuria, opinionista del reality. La sua è stata solo una battuta nata dalla scissione della coppia nelle dinamiche di gioco, e qualcuno ci ha ricamato sopra. Ha commentato a questo proposito Fabio, aggiungendo poi, a noi chi ci separa? Solo Dio, quando vorrà, potrà farlo. Alessandra Drusian dei Jalis, ho affrontato l'isola senza pensare alla finale. Commentando il suo essere arrivata quasi alla vittoria, Alessandra dei Jalis sull'Isola dei Famosi ha poi precisato di avervi partecipato senza pensare all'ultima puntata. Alla nona puntata mi sono detta che arrivare in finale sarebbe stato bello, ma la vittoria non era tra i miei pensieri, ha dichiarato. Fabio Ricci ha spiegato invece che il loro lavoro è ovviamente fare musica. Perciò arrivare sull'Isola dei Famosi, mettersi in gioco e fare una nuova esperienza formativa è stato bello e lo consiglia a tutti. Volevamo portare buoni sentimenti, ci siamo riusciti, la nostra vittoria è stata questa, ha aggiunto poi. I Jalis puntano alla partecipazione a Sanremo 2024, lo faremmo con più forza interiore. Infine, sulla possibilità che nel 2024 sia la volta buona per il loro tanto atteso ritorno in gara al Festival di Sanremo, dove mancano ormai da ben 27 anni, Alessandra Drusian e Fabio Ricci nell'intervista hanno ammesso che sono pronti e, se la cosa dovesse davvero andare in porto, salirebbero sul palco della Ritzson con un po' di forza interiore in più rispetto all'anno scorso. Ci proporremo, porteremo il nostro progetto. L'Isola dei Famosi è un reality, un esperimento sociale, mentre Sanremo è musica, è lavoro. Hanno dichiarato in conclusione. E in un'altra recente intervista hanno confermato che aspirano a gareggiare a Sanremo 2024, rivelando anche di essere al lavoro per comporre la canzone da presentare.